Buongiorno ragazze, buongiorno, vado a salutare i miei topini. Leo, 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 ciao, ciao amore. Poi c'è la Bri, la Bri e la Minù, e la Minù. Minù? Ciao. Ah, la stanza degli orrori, ragazze. Qua è la stanza degli orrori, c'è lo sgabuzzino. Volevo farci la stanza per il trucco, era la stanza di nonno, però vabbè, no, non c'è più. E volevo farci, ecco, la stanza del trucco. Invece mio marito, ah, sì, tutte ste stronzate, ci voglio ascoltare la musica. E vabbè. Va bene, ragazzi, niente, allora mettiamo a fare il caffè, già che siamo insieme. E nulla, e poi dopo facciamo questi pomodori di riso ripieni, insomma volevo fare quelli, vediamo un po'. Caffettino, caffettino, acqua. Oh va, iniziamo subito, vediamo questo coso, funziona, sì. Ho messo a fare il caffè così almeno. Allora, intanto volevo preparare i pomodori con il riso che oggi. Mi sono comprata ieri i pomodori lì alla Conad, però sono restata allibita. 3,37 euro. Quanti pomodori? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pomodori, 3,37 euro. Sono tante, ragazze, è vero? Allora, intanto mi si fa il caffè, madonna, c'ho un sonno, stamattina mi hanno svegliato presto, non so, stavano discutendo fuori dalla finestra, non so chi era. Allora, vediamo un po' dove ci possiamo mettere per registrare in modo tale che si veda bene, insomma. Io ho cercato un pochino di mettere a posto, a fuoco tutto, speriamo che si veda, che ci sia la luce, perché qui in casa mia è un po' relativa la luce, non è che ce n'è tanta. Allora, lavo questi pomodorini e poi li spacco e metto il zucchino qui dentro e, insieme aglio e prezzemolo, li fa proprio semplici, proprio anche una ricetta vegetariana, si può mangiare benissimo d'estate, d'inverno, con le patate arrosto, vabbè, e il riso ci metto, quindi voglio dire una cosina semplice. Allora iniziamo, sto prezzemolo è più moscio di me, brutto, poverino. Proprio brutto, vabbè, comunque dai, si fa per stare un po' di noi insieme, non importa, e poi sia, tanto siamo tra di noi, mi dico sempre io, c'è confidenza, per cui via. Allora questo si mette qui, mi servono le forbici, poi taglio questi, lavo questi pomodorini, anche se te l'ho detto, poi all'altro gli piacciono, la Dani lo stesso, quindi se c'è anche Lorenzo le mangia anche lui, la Francesca, vabbè, a Chicca gli cuocerò un pochino di pasta perché lei non me li mangia pomodori. Allora, questi si buttano nell'organico, ora li lavo e via, li sistemiamo, prendo una teglia, intanto gli levo il cappuccino così e gli levo l'interno. Allora, prima lo taglio così. Non so, voi come le fate? Sì, ci sono le persone che le fanno il tonno, con i fagioli, con chi le fanno? No, a me mi piace farle col riso, mi sa un pasto completo, perché volendo, ecco, c'è il riso e poi dopo c'è la polpina del pomodoro, quindi si mangia insieme, c'è tutto, fa tutto questo sughino, lemma buono. Ecco fatto. Allora, questi si buttano qui al perone, l'è condito, madonna, perché non si apre mai questo coso, mannaggia. Mettiamo uno più a volte, così ricresce, è giusto il fondo per i pomodori che sono, capito? Poi li riempio, li metto in forno e via. Se poi va avanzo un pochino così, mettete così giù nella padellina. Poi dopo è buono, dopo cotto ci si mette, perché sputano un pochino d'acqua, capito? I cosi. Ecco.
Questo lo lavo, mi lavo le mani e metto tutto in forno. Tanto ci mettiamo un pochino d'olietto sopra, così che fa un po' di crosticina e via. E si mettono in forno per un paio d'ore, così basso basso, si cuociono bene. Ecco, olè. Ora pulisco qui perché ho fatto un disastro aereo. E ci prendiamo sto caffettino insieme. Io non ho le cucine con i piani d'appoggio, come ci hanno tutte. Madonna, avete visto che belle case c'è su internet, su YouTube, queste ragazze fanno vedere le case con tutti i piani d'appoggio, tutti i forni, le cucine. Io non ho nulla d'appoggio. Vabbè, la mia casa è così, è un po' umile, ma tanto basta accontentarsi, ragazze, come dico io. C'è chi sta peggio, c'è chi dorme dentro un cartone, quindi ragazze, bisogna accontentarsi. Allora, facciamo il caffeino insieme, ora si fa un caffettino insieme. Ecco. Oh, mannaggia Pierino, allora. Ecco. La la la. Chiude, non so come mai. O io ci metto questo di zuccherino, sono le pasticchine da spartame. Allora, ragazze, sembra che i pomodori siano fatti. Vediamo un po'. Sì, direi proprio di sì. Che profumino che fanno. Io intanto ho fatto anche un tutorial di Halloween, così almeno dopo, perché mi hanno richiesto, siccome l'anno scorso feci dei tutorial un pochino più elaborati, allora qualche ragazza mi ha detto, ma io non sono capace tanto con il trucco. Allora ho fatto una cosina semplice, un po' schifosa, mi è restato di sangue in bocca, e la cosa, becio e schifo. Va bene ragazze, io intanto apparecchio perché tra poco arriveranno anche le mie ragazze. Vediamo un po' che ore sono. Mezzogiorno e 10, quindi apparecchio e vediamo un attimino. Allora, metto qui quell'allo là, non vi preoccupate, quell'allo là che sta giocando al computer. C'è l'allo, sta giocando al computer. Allora, Minù, vuoi scendere, amore, che devo apparecchiare? Devo lavare il tavolo, devo apparecchiare. Vuoi scendere, Topino? Aspettate, ora scendo la vicina. Amore mio, vuoi scendere un pochino? No, perché devo apparecchiare, come si fa con questi gattini? Riccone. Giù, qua il telefono glielo diamo a Lauro. Ora spruzzo un pochino di detergente sopra il tavolo perché mi ci vanno i gattini a giocare, capito? E allora mi sembra anche un pochino giusto spruzzare una cosina di coso, di varina, così. Ho comprato questa asce qua, mi trovo benissimo perché oltre a usarla in cucina la uso anche se c'è qualche costina di macchiato, le panne, così, prima di metterli in lavatrice, quelli bianchi, sai, si passa un pochino sopra, ma come smacchia, ragazze, proprio smacchia bene, proprio bene bene. Allora, tra poco vengono le mie ragazze. Ma a me la fila della videocamera mi dura sempre pochino. Allora, questo, ora sciacquo la spugnetta. Questo a posto. Sa che vuole? Se gli faccio una caprese, gli faccio mozzarella e pomodoro, così almeno. Perché lei i pomodorini ripieni non me li mangia, non li vuole. Allora gli fa una caprese per oggi e via. Poi si mangia quelli. Allora, la tovaglia tra poco ci va da sola questa a lavarsi. Da quanto è su, diciamo, ormai la cambieremo stasera, via. È sudicia, non di sudicio di sozzo, è proprio di da mangiare sporca, ecco. Proprio di mangiare, perché noi siamo di nome e di fatto maialini. Allora, vediamo. La 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 la.
Allora, qui ci siamo, l'acqua. Basta tutto. L'acqua, il vino all'allo. Non è che ne prende, ne beve tutte e due, siccome lì ce n'è pochino, allora diventa anche quest'altro. Non è che se li beve tutte e due. Allora, la pasticchina, poi il panino. E qui ci siamo. Ora iniziamo a fargli la capresa alla Velvetta. Allora, la caprese gliel'ho preparata, vedete? Così c'è anche la briciolina e mangiavi. Eccoci. Allora, la chicca la caprese gliel'ho fatta. Questo cencino l'ho già portato a posto. Ora, se l'allo mi fa andare un po' nel computer, intanto edito il video, quello di Halloween, il primo che ho fatto, capito? Così almeno, poi dopo farò le cosine un pochino più complicate, insomma, per quelle un pochino che hanno più abilità con il trucco, non tanta, perché anche io non ho tanta abilità, ecco. Ho fatto questa streghetta un pochino più semplice, diciamo così, in modo tale da fare proprio anche per le persone che vogliono divertirsi, hanno una festa così, però non sono tanto abili con il trucco, ecco. Ovvia, ci sentiamo dopo, tope. Oddio ragazzi, eccomi qua. Ora è pomeriggio, volevo dare una spazzata, però siccome ci batte il sole nel pomeriggio qui in casa mia, allora a Leo gli piace, l'ho abituato così, vedete? Gli piace mettersi lì, gli ci mette il tappetino e gli piace mettersi lì, vero amore? Vero? Gli piace il tagliolo e sei un briccone nero, sei. E la Minù hanno bisticciato. Vedi, si è offesa e si è messa lì. Allora, io ora c'ho da spazzare. Vi lascio la videocamera qui così intanto mi guardate mentre spazzo. Non ci fate caso, c'ho un po' di disordine in casa. Faremo così alla rococò, perché ora se no devo disturbare Leo. Mannaggia. Allora, stamattina intanto mi si sta facendo? Stamattina ho girato il video quello di Halloween, ora la prima proposta, siccome mi hanno richiesto un video semplice da fare, dice Beth, dice non fare trucchi, insomma, lavorate così, dice perché ci sono delle persone appunto che non hanno tanta dimestichezza, dice le ragazze, insomma, non sanno fare tante cose, per cui dice fa una cosina un pochino più semplice, e l'avevo fatto una strega tutta brutta, proprio in stile Halloween, con tutto il sangue, mi sento ancora tutto il sangue in bocca, io uno schifo ragazze, non è il fatto che mi si carica, do una spazzata, poi lavo i piatti, perché oggi sono andata un pochino sul letto, perché dopo se no la sera mi prende subito sonno, alle 9 mi prende sonno, e invece così c'ho tutti i programmini in televisione, mi piace mettermi a guardare. Ora stasera c'è quello lì, quarto grado, come è chiamato, mi sembra, su Rete 4. Mio marito che lascia le scarpe ovunque, e mio figlio le giacchette. Io ragazze, guarda, non so più come fa. Proprio. Già io non sono tanto ordinata di mio, che sono proprio una cosa disordinata, invece guarda, c'è la mia mamma e la mia sorella, hanno sempre le case tutte in ordine, tutte a posto, perché sono ordinate, e a me non mi riesce ragazze. Va bene, via, io continuo con le mie faccendine e poi dopo ci risentiamo, ecco. Ciao Topini. Allora, mi sono avvantaggiata, ho messo a fare anche il tacchino per stasera con l'insalata, così almeno ci ho messo un pochino di rosmarino, un pochino di sale, appena appena d'olio e l'aglio. Lo faccio rosolare piano piano, così di via stasera. Leo intanto mangia, vero amore? Mi dovino che mangia. C'aveva un'unghia piantata qui nel collo, mi è toccato levargliela, perché sicuramente la mescina gliel'ha fatto, la...
si sono picchiate con Minù, guarda, non si possono vedere. Guarda che buffo è. Tieni, amore, con la bocca lasciutata lui. Certo, amore, vero? Come mangia bene quando l'ambuco è buffo, eh. Tieni, amore, tieni. Cioè, mio marito mi corregge, vedete là, ai computer. Oh, via, su, dai. Che oggi è un po' nuvoloso sto cielo, un po' strano. Ma gli avevo messo qui l'erbina gatta per fargliela mangiare a miscini. Poi qui ci aveva messo peperoni la mia figliola. Lei ha scavato tutto. Oh vai. Allora, nulla. Qui si sta cuocendo, i piatti sono tutti lavati e puliti. Ora io, siccome ho fatto la ricostruzione e mi sono tolto il gel, ho le unghie in condizioni disastrose. Allora mi volevo mettere qui a sistemare un pochino. Cioè, la mia figliola deve portare questa in miscino che hanno preso col suo ragazzo, hanno preso un miscino. Io in casa mia c'è tutto un disastro, di qua ve l'avevo già fatto vedere. Domani c'è la festa del paese, c'è la fiera qua, sembra che il cielo sia un po' nuvoloso. Magari vi porto con me a vedere la fiera, guardo di nascondere la telecamera da qualche parte, facciamo un girino insieme alla fiera.